Buonasera a tutti, vi do il benvenuto nel liceo artistico Fausto Melotti e in occasione di questa serata noi alunni di Quinta andremo ad esporvi il geografo di Vermeer. Il geografo di Vermeer venne dipinto all'incirca nel 1668-1669. L'autore, Jan Vermeer, nacque nel 1632 nella cittadina di Delft, in Olanda, e sappiamo più che altro che Vermeer ebbe una formazione incentrata principalmente sul caravaggismo del Seicento, quindi dell'arte barocca, e poi anche sulla pittura di genere. Non sappiamo nulla dell'infanzia di Vermeer, però sappiamo che nel 1652 ereditò l'attività di famiglia e completò anche la sua formazione. Successivamente si iscrisse alla Gilda di San Luca della città di Delft. E poi l'unico avvenimento importante della sua vita avvenne nel 1672, quando venne chiamato all'Aia dall'elettore di Brandeburgo per valutare la sua collezione di dipinti che aveva appena acquisito, perché erano i dipinti che facevano appunto parte di questa collezione erano ritenuti dei falsi. L'esito di questa commissione diede appunto ragione all'elettore di Brandeburgo, che appunto eliminò proprio la sua collezione di quadri. E poi dobbiamo dire anche che l'autore Vermeer morì nel 1675 a Delft. La maggior parte delle sue opere sono conosciute in tutto il mondo. Le più importanti sono la Dama con l'orecchino del 1665, l'Allegoria dell'arte del 1667 e poi il Geografo e l'Astronomo del 1668. Procediamo alla lettura d'opera. Qui possiamo vedere un confronto appunto tra l'Astronomo e il Geografo. Il Geografo è un quadro molto interessante alla luce dell'intenzione di Vermeer di sottolineare appunto questa mente colta ed erudita, questa volontà di ricerca, di trovare appunto delle nuove terre, di scoprire quindi dei nuovi mondi, profondamente collegata comunque alla situazione storico-culturale dell'Olanda del Seicento, che appunto l'autore cerca di sottolineare in quest'opera. Non sappiamo precisamente chi sia il soggetto rappresentato, infatti potrebbe essere un naturalista olandese di quel periodo, Anthony van Leeuwenhoek, che compì degli importanti studi al microscopio, fu anche un esperto di astronomia ed inoltre nel 1669, quando i quadri dovevano ormai già essere completati, dovette sostenere anche un esame di topografia. Abbiamo qui rappresentato appunto questo studioso che sembra aver appena interrotto il suo studio e sembra che qualcosa al di fuori della finestra abbia attirato la sua attenzione. Analizzandolo con il quadro che dovrebbe essere il suo pandanno, ovvero l'astronomo, si potrebbe interpretare in chiave simbolica e teologica, ovvero abbiamo uno studioso che si occupa di cose celesti e un altro invece che è più profondamente legato alle cose terrene. In poche parole, essi simboleggerebbero l'anima umana che ricerca appunto la salvezza utilizzando come guida spirituale questo globo celeste, quindi Dio, e invece dall'altro lato, nel caso del geografo, il viaggio che l'uomo deve intraprendere sulla Terra grazie alle sue conoscenze, regge infatti questo compasso a bracci fissi che è utile alla misurazione delle distanze, guardando la verità, ovvero la luce. Interessantissimo poi nell'opera di Vermeer questa sua straordinaria capacità di saper restituire la percezione della luce e del colore del nostro occhio in maniera del tutto corretta. Inoltre, e qui vi è un forte collegamento con la cartografia con la scienza appunto della cartografia che sorge in quel tempo, arriva a descrivere ogni minimo particolare, quindi i punti di vista sono multipli. Arriva addirittura a descrivere così accuratamente ogni dettaglio che si può anche individuare filologicamente l'origine di alcuni elementi che sono presenti.
vi sono appunto gli strumenti del geografo, quindi abbiamo queste carte, queste mappe, i volumi sopra l'armadio vicino al mappamondo, che, come dicevo prima, è chiaramente identificabile con una carta realizzata dal cartografo Jucundus Hondius all'inizio del 1600. Abbiamo poi quest'altra mappa appesa sullo sfondo, una mappa che segna appunto le rotte commerciali di cui gli olandesi erano i padroni assoluti in quel periodo, che invece appartiene all'artista Willem Blue. Interessante poi l'opera anche per i pezzi d'arredamento che appunto riproducono esattamente l'ambiente domestico di una casa del 1600 olandese. In questo periodo appunto gli olandesi arrivano a colonizzare un gran numero di terre, la visione del mondo si allarga sia per quanto riguarda il microcosmo, ad esempio il naturalista che ho citato precedentemente compie degli importanti studi con il microscopio, sia dal punto di vista invece della conoscenza del mondo stesso, quindi si allarga il planisfero, si scoprono delle nuove terre.